Bentrovati alla diretta sul rituale da preparare per questa eclissi di luna che avremo nel segno della bilancia. Sono la dottoressa Cristiana Caria, per chi non mi conoscesse, molti di voi mi hanno chiesto che cosa possono fare per queste eclissi, che di solito sono considerate segni negativi perché le persone le temono. In realtà le eclissi sono molto importanti perché ci aiutano a fare dei passaggi grandi nelle nostre vite, ci aiutano a vedere quello che si inframmette fra noi e la nostra realizzazione, da noi e il nostro potenziale di vita, e quindi sono strumento molto utile per avere chi vuole un'ulteriore possibilità di un allineamento dentro di sé. Per cui non dobbiamo assolutamente temerle, ma dobbiamo capirle e comprenderle. Una cosa fa paura quando non la conosciamo e quando non la comprendiamo e quando non ne conosciamo il senso, mentre quando riusciamo a comprendere che cosa vuole portare alla nostra vita, il suo scopo diventa molto più chiaro e quindi riusciamo a favorire proprio questo passaggio. Invito anche chi non l'ha visto di andare a vedere proprio il video di luna piena in bilancio del 25 di marzo, proprio per avere un'ulteriore chiarezza e anche un ulteriore stimolo a comprendere che cosa questa eclissi può portarci e come noi possiamo lavorare con essa. Quando noi facciamo un rituale, stiamo creando attraverso una pratica, una precisa sequenza di movimenti, di azioni, stiamo cercando di creare una fusione, un'unità con quello che vogliamo, scegliamo di voler andare a unirci, a fonderci. E quindi questo rituale ha il senso di aiutarci proprio a supportare ulteriormente questo passaggio, questa grande nuova direzione di vita che questa luna in bilancia ci vuole offrire, che come spiegavo appunto vuole mostrarci la nuova direzione e ci mostra quelli che sono, diciamo così, gli ostacoli che dentro di noi stanno impedendo la realizzazione di noi stessi che appartengono al passato per aiutarci proprio a liberare da queste energie antiche e andare appunto verso quello che è la nostra realizzazione. E quando noi facciamo un rituale abbiamo assolutamente bisogno di alcuni strumenti. Quindi cominciamo col fare l'elenco di questi strumenti che sono necessari per questo rituale dell'eclissi della luna piena del 25 di marzo, che sono innanzitutto vestirsi con degli abiti comodi, molto morbidi, perché la morbidezza è il simbolo anche della nostra fragilità, anche della nostra apertura, della nostra volontà di aprirci ad una ricettività, ad un ascolto interiore, a qualcosa che abbiamo bisogno di comprendere per andare nella nostra nuova direzione. Bisogna di una sorta di piccolo diario, no? Un quaderno o un notebook su cui scrivere appunto quello che noi realizzeremo nel corso di questo rituale, e poi dobbiamo assolutamente trovare uno spazio sacro in cui agire. Lo spazio sacro è un luogo in cui innanzitutto noi siamo in un silenzio, in uno spazio di ascolto interiore, ma non solamente, abbiamo bisogno anche di preparare questo spazio sacro. Tra l'altro, per chi non avesse mai avuto l'opportunità di conoscere come si prepara uno spazio sacro, ricordo a tutti che ho appena da pochissimo ho fatto un corso sullo spazio sacro, preparare lo spazio sacro interiore, e potete andare sul nostro sito internationalshishoschool.com nella sezione shop, trovate i seminari in differita e trovate il seminario che spiega come preparare uno spazio sacro, ma anche come pulire uno spazio sacro. Quindi una delle modalità molto semplici per preparare uno spazio sacro è avere dell'incenso per purificarlo, del sale, va poi purificato in un modo particolare, ma la modalità molto più semplice che ho messo anche qui accanto a me è utilizzare quelli che sono gli air conditioner del sistema Aurasoma, in particolare l'air conditioner white, che è un air conditioner che lavora proprio per pulire lo spazio sacro. Il bianco è il colore della luna, il bianco è il colore della purificazione, dell'asetticità, quindi di togliere tutto quello che non ci serve, per prepararci, diciamo così, ad essere come una tabula rasa, per ricevere dentro di noi delle informazioni che sono necessarie per delle comprensioni. E poi chi ha piacere può anche utilizzare l'air conditioner Arcangelo Raffaele, che è l'arcangelo in cui noi siamo entrati proprio in questa lunazione, in cui noi siamo entrati con l'equinozio di primavera, che l'Arcangelo Raffaele è quello che ci aiuta a dissolvere tutti i condizionamenti e a entrare in contatto con la nostra voce interiore. Quindi spruzzare prima il bianco
bianco e poi Raffaele all'interno della stanza, aiuta proprio questo processo. Sono tutti i prodotti del sistema Orasoma, che è un sistema che utilizza gli oli essenziali, le erbe, le piante e l'energia dei cristalli per creare pulizia non solo negli ambienti, ma anche nel nostro campo energetico, nel nostro campo aurico. Ma non solamente, rafforza anche le menti nel nostro campo aurico. E in più ho proprio aggiunto anche l'essenza del colore bianco. Questa è un'essenza che ha la capacità di creare un collante fra tutti i livelli dell'aura, ne servono alcune gocce sui nostri polsi proprio per creare questa comunicazione tra i vari livelli dell'aura, perché l'aura possiede diversi livelli: il corpo fisico, il campo bioelettromagnetico, il campo eterico emotivo. Sto nominando i campi come sono definiti nel sistema Orasoma: il campo mentale e i corpi superiori. Quindi questa essenza ha la capacità proprio di creare questo collante, di liberare, diciamo, tutte le tossicità dal nostro campo energetico e di rafforzare il nostro campo aurico, creare anche un'aura di protezione, proprio di rafforzamento. Non perché ci dobbiamo proteggere da qualcosa, il nostro campo energetico non ha bisogno di difendersi, perché il nostro sistema immunitario, il nostro sistema energetico sa già quando è forte come relazionarci. Quindi quando in realtà mettiamo degli scudi, stiamo in realtà proteggendo qualcosa di debole, mentre questo non è quando si lavora su di sé. Quando si lavora su di sé, la chiave importante è sempre mantenere la nostra struttura energetica, il nostro corpo emotivo, il nostro corpo mentale, il nostro corpo eterico forti per aiutarli appunto a affrontare qualunque situazione accada. E poi, per chi avesse voglia, c'è anche la pomander, lavora proprio per andare a pulire l'aura da tutti i pensieri della giornata e renderla assolutamente pura e, diciamo, asettica. E poi, chi ha piacere, può usare la bottiglia 54, perché questa bottiglia è associata alla luna ed è associata all'assoluzione karmica, cioè a rimuovere tutti i legami karmici del passato. Quindi, tra l'altro, è una bottiglia che si può proprio utilizzare anche in questo periodo, perché supporta proprio questa liberazione dagli schemi del passato, perché, come spiegavo, questa luna del 25 marzo passerà subito dopo sul nodo lunare sud, che rappresenta proprio questa liberazione dagli schemi del passato. Poi è importante avere un oggetto che tiene lo spazio, e questo per me, io l'ho scelto in questo cristallo ialino, no? Che rappresenta proprio, che tiene ferma l'energia. E poi una candela, ho scelto una candela bianca perché rappresenta sempre la connessione con la luna, con anche, no, i cerini per poterla accendere. Perché è molto importante fare una doccia o un bagno per eliminare tutte le tossine dal nostro corpo. Se avete la possibilità di avere la vasca da bagno, potete anche utilizzare del sale grosso proprio per prepararvi a questo rituale di purificazione, che tra l'altro potete anche già iniziare a fare e potrete continuare a fare per 3-4 giorni dopo il 25 di marzo, proprio perché la luna ha un grandissimo effetto anche 4 giorni successivi, 4 giorni prima. E poi che cosa fare? Preparare lo spazio, pulire lo spazio, quindi mettersi in un momento di centratura e pulire lo spazio, ma non solo, pulire anche il nostro campo energetico. Quindi, se abbiamo questi strumenti, Orasoma è molto semplice, è molto veloce. Se non li abbiamo, possiamo usare del palo santo o dell'incenso, pulire la stanza con l'incenso, oppure possiamo usare anche, appunto dicevo, del sale grosso da mettere negli angoli, ma non soltanto, possiamo anche portare questo palo santo e questo incenso anche intorno al nostro campo energetico, proprio pulendolo come se stessimo facendo una doccia di incenso. Sì. Mentre facciamo questo rituale, dobbiamo dire questa frase: io pulisco me stesso completamente dalla cima dei capelli alla punta dei piedi, in modo tale da poter brillare. Pulisco il mio cuore, pulisco la mia mente, pulisco la mia personalità, mi pulisco in modo tale da potermi aprire e poter crescere ed essere luce ed essere elevato e diventare uno con il vero sé, amore per quello che io sono. E io sono in completo equilibrio con me stesso. E poi posizionare le mani sul cuore e dire: io mi amo profondamente,
nel mio essere per quello che sono, per quello che sono come anima, per quello che sono veramente, non per quello che penso di essere o mi hanno sempre detto di essere. E poi, dopo aver trascorso qualche momento in questo spazio, prepariamo il nostro rituale, quindi mettiamo il nostro carta e penna accanto a noi e ci prepariamo per una piccola visualizzazione. Questa visualizzazione ha lo scopo di aiutarci a comprendere che cosa nella nostra vita sta ostacolando noi stessi e che cosa invece, quella che è invece la direzione in cui noi dobbiamo andare. Troviamo una posizione, diciamo così, comoda, no? In cui andiamo a prepararci a respirare e poi chiudiamo gli occhi. E una volta chiuso gli occhi e respirato profondamente ed entrato in questo stato di pace, lasciando andare ogni tensione, ogni stress, ogni energia che può essere limitante per noi, immaginiamo di ritrovarci all'interno di una stanza con un muro completamente bianco e noi volgiamo il volto al muro, quindi vediamo un muro bianco e dietro di noi si trova una candela. La grandezza della candela dipende da voi, quello che voi sentite, quello che voi visualizzate. Questa candela rappresenta l'aspirazione della vostra anima, dove state in realtà, dove la vita vuole veramente portarvi ad andare. E quindi, fondamentalmente, che cosa accade? Quindi immaginate di chiudere, anche nella meditazione, chiudere gli occhi e sentire che lentamente, dietro le vostre spalle, questa candela si illumina rappresentando quello che è il vostro vero scopo, la vostra vera direzione, quello verso cui siete chiamati ad andare in questo punto del tempo. Vi permettete di stare qualche istante in silenzio nell'osservare, nel sentire questo calore che dietro le vostre palle si sta manifestando e sta crescendo e sta portando a illuminare anche la parete che avete di fronte a voi, vedete con l'occhio della vostra mente. E mentre state in silenzio e in ascolto, iniziate proprio a permettervi di visualizzare su questa parete che questa candela, grazie a voi, attraverso di voi, vi sta permettendo di vedere sulla parete ciò che in questo momento vi impedisce di raggiungere quello che è questa aspirazione dell'anima, gli ostacoli che si frappongono fra voi e chi siete veramente. Fra voi è il vostro destino. E osservate, mentre osservate, prendere il quaderno e scrivere quello che vedete, oppure aspettare e scriverlo successivamente. Quindi osservate tutto quello che naturalmente dal vostro essere sta venendo fuori attraverso questa visualizzazione che vi viene riportata su questo muro bianco. E attendete, perché non sempre l'immagine è immediata e anche potrebbe essere che venga fuori immediatamente il primo giorno, ma che venga fuori nei giorni successivi, proprio perché dobbiamo entrare sempre di più in questo stato di connessione profonda con noi stessi. Una volta che abbiamo fatto questo, ci prendiamo appunto lo spazio di piano piano di tornare e di scrivere se non l'abbiamo fatto in precedenza. Se invece avevamo scritto, torniamo un attimo indietro nello spazio e ci connettiamo con questa energia e piano piano torniamo qui. Dopo che avete concluso questa meditazione, visualizzazione, è molto importante che stiate per circa una quindicina di minuti in silenzio, in ascolto, a riflettere. Quindi se avete la possibilità potete andare all'aperto, potete andare in uno spazio all'esterno, se non avete la possibilità rimanete un attimo in silenzio con voi stessi senza guardare cellulari, senza ascoltare la televisione, proprio fatevi una tisana, un momento in cui abbiate la possibilità di riflettere profondamente quello che avete compreso. E poi, una volta che avete concluso, permettete proprio a quello che avete realizzato di cominciare ad emergere e portarvi alla comprensione nei giorni successivi di azioni che potete fare proprio per andare in quella direzione. Quindi è un rituale
molto semplice, molto pratico, che vi dà immediatamente una visione di quello che è la direzione in cui andare. È fondamentale aprirsi completamente e permettere alla nostra mente di mostrare anche quello che può non piacerci, perché non dobbiamo dire no, questo non voglio che succeda. Dobbiamo permettere di vedere, prendere la consapevolezza e di realizzare che forse abbiamo una visione anche distorta di quello che è la nostra vita. Quindi non dobbiamo dire di no a delle visioni, a delle comprensioni, ma magari, se abbiamo piacere, chiedere ulteriori chiarimenti, magari nella successiva visualizzazione del giorno dopo, del perché questa cosa sta creando un ostacolo nella nostra vita. Quindi apriamoci a capire, apriamoci a vedere, ad accettare che la nostra visione, la visione che abbiamo fino ad ora, che è proprio quella che questa luna ci vuole invitare a fare, forse non è quella corretta. Non dobbiamo mai disdegnare la guida della nostra anima, la guida del nostro vero sé. Dobbiamo invece imparare a seguirci, ad ascoltarci. E naturalmente, come dicevo prima, se poi avete piacere di ripetere questa visualizzazione, potete farla anche nei giorni successivi, fino a 3-4 giorni successivi, proprio perché l'eclissi ha un effetto e la luna ha un effetto fino a 4 giorni dopo. Quindi spero che con questo piccolo video di avervi dato dei suggerimenti che possono essere estremamente utili per supportarvi in questo grande passaggio epocale che stiamo vivendo proprio in questo 2024 e di aiutarci ad andare nella nuova direzione. E ricordo poi a tutti che se avete piacere potete commentare sotto come è andata la vostra pratica, perché mi permetterà anche di darvi magari dei chiarimenti su quello che è successo, oppure potete mandarmi un messaggio personale per spiegarci appunto quello che sta accadendo e offrirci la possibilità di supportarvi. A volte abbiamo bisogno anche di piccoli supporti, appunto vi ho suggerito quello del sistema Orosoma perché personalmente li uso quotidianamente e hanno cambiato la mia vita. Anzi, devo dire una realtà, che io sono qui dove sono, a fare quello che sono, grazie al fatto che ho avuto uno strumento così eccezionale in cui io all'inizio non credevo e che ho testato molte volte nella mia vita, perché non pensavo che un prodotto avesse un effetto così forte, così intenso su di me, mentre oggi è diventato la mia quotidianità, lo insegno, poi se vedete sono circondata dall'aura soma, vivo proprio di colore, perché il colore ci nutre profondamente e ci aiuta veramente a risvegliare i nostri talenti, perché come dicono tu sei i colori che scegli, questi riflettono i bisogni del tuo essere. Quindi anche da quello che verrà, se avrete bisogno di un sostegno, sarò molto felice di suggerirvi magari un prodotto d'Aurasoma, una pomanda, una quintessenza, una bottiglia, supportarvi proprio in quella che può essere la direzione che è emersa. Anche i colori che vedete sono importanti, perché i colori definiscono della coscienza. Quindi per esempio se vedete il rosa vuol dire che vi sentite non amati, sentite il vostro amore non corrisposto. Se vedete il rosso vuol dire che vi sentite frustrati. Quindi anche i colori sono un grande messaggio, ma persino i numeri. Quindi scrivetemi qui sotto come è andato il rituale e cosa proverete grazie a questa piccola visualizzazione, rituale per connettervi sempre di più con voi stessi. Ciao ciao!